Opere vetuste, cattiva manutenzione, mancanza di fondi per le necessarie opere di risanamento. Il presidente della provincia di Pavia è preoccupato per la situazione di diversi ponti della sua zona che potrebbero diventare a rischio in caso di piene del Po e del Ticino. Il ponte della Becca, il ponte della Gerola, il ponte di Pieve Porto Morone, il ponte di Spessa Po e il ponte di Bressana Botterone, sotto il quale, voglio ricordarlo, transita la linea ferroviaria Milano-Genova. Nessun allarmismo, ma tutti questi ponti, denuncia il presidente della provincia di Pavia, sono a rischio collasso, ovvero potrebbero avere cedimenti strutturali in concomitanza con le piene dei fiumi. Osservati speciali il ponte della Gerola e quello della Becca, già chiuso per un paio di mesi nel 2010. Negli ultimi 6 anni, per tamponare le emergenze, sono stati spesi 8 milioni di euro, interventi minimi non risolutivi. Nel caso della Becca andrebbe costruito un nuovo ponte, per tutti gli altri servirebbero dei lavori strutturali. È chiaro ed evidente che laddove registrassimo un ulteriore peggioramento delle condizioni del ponte in assenza di interventi sistematici dovremmo decidere di chiuderli. Al momento non siamo in queste condizioni. I soldi per i lavori devono stanziarli governo e regione perché le province, denuncia sempre Vittorio Poma, faticano a chiudere il bilancio. Alle province portano via le risorse. Negli ultimi 3 anni le province hanno subito un prelievo forzoso che per la sola provincia di Pavia vuol dire 55 milioni di euro che abbiamo dovuto dare allo Stato. Mi dica lei se in queste condizioni possiamo pensare a una seria politica di investimenti.